Oggi siamo qui per visitare la cascata Fermona a Ferrara di Varese, in provincia di Varese, in Italia, in cui vi farò un discorso sulla biodiversità, sul cambiamento che è una componente essenziale della vita. Noi diverremo tutti fratelli, fratelli nell'universo, non più né estranei e né concorrenti, ma tutti fratelli di una grande armoniosa famiglia. Con pace, Gennaro Gelmini, oggi 30 dicembre 2012, domenica, vi porto a visitare la bellissima cascata. Vi domanderete perché io sono ancora qui, e un motivo c'è: la biodiversità. Il cambiamento è la componente fondamentale della vita. Tutto cambia, tutto evolve, tutto si trasforma, nulla finisce. Allora, come ci sono le città, Milano, Roma, Napoli, ecco che ci sono altri luoghi. C'è la natura, come l'arte, c'è la natura e la natura è arte. Ed ecco che ci troviamo in campagna. Oggi è il 30 dicembre 2012, domenica. Io sono Gennaro Gelmini, mi conoscete. E siamo a Ferrara di Varese, in provincia di Varese. Avevo già fatto un altro video a Ferrara che si chiamava Elettricità dall'acqua, e facciamo vedere la diga idroelettrica. Adesso siamo più a valle e vi farò vedere la cascata Fermona di Ferrara di Varese, in Italia naturalmente, in provincia di Varese in Italia. Perché la biodiversità, il tutto diverso, non può esserci una sola cosa, perché la biodiversità anche per l'uomo vale, perché se tutti fossimo uguali, comporteremmo tutti alla stessa maniera, però andremmo tutti nella stessa direzione a fare le stesse cose. Mentre invece, siccome il cambiamento è una componente fondamentale della vita, ecco che quando qualcosa cambia, si trasforma, potremmo non essere pronti. Allora ecco, essere pronti vuol dire esserci tutti. Se ci siamo tutti pronti, perché si crea in qualcosa che c'è un'organizzazione al cambiamento, un'organizzazione che ci aiuta a saper affrontare il cambiamento. Il cambiamento fa parte della vita. L'immutabilità è un'illusione. L'immutabilità va bene per un dato periodo, che le cose rimangono come stanno, certo, però tutto cambia. Infatti comunque la trasformazione, c'è dei fattori che poi vanno a trasformarsi e ci portano a situazioni poi positive. A dicembre abbiamo avuto per esempio terremoto tra California e Messico, California e Stati Uniti d'America, 14 dicembre 2012, 6.4 gradi Richter. Abbiamo avuto terremoti in Oriente, sempre a dicembre 2012, sopra i 6 gradi Richter, e anche in Medio Oriente, terremoti in Medio Oriente e terremoti nell'area mediterranea, in Grecia. Adesso arriva gennaio, il cambiamento è una componente fondamentale della vita, quindi tutto va a cambiare e ci sarà questa trasformazione. Finché però il lato positivo, ci saranno queste serie di eventi di cambiamento, abbiamo avuto dei segni, per esempio il sole, cioè il cielo, il tramonto rosso, il cielo rosso qualche giorno fa in tutta Italia, su tutta l'Italia, da nord a sud, su tutta l'Italia. È una cosa veramente particolare. E quello per noi che crediamo, è un segno, è uno dei tanti segni, perché ce ne sono stati moltissimi. Sappiamo che qualcosa sta per cambiare,
sia anche dei segni, io ci devo essere perché vi ho detto, se no saremmo tutti uguali. Bene che c'è chi crede che così quando c'è il cambiamento siamo già pronti, ok? Allora, ecco, questa trasformazione finché poi il lato positivo veramente verrà un giorno che saremo tutti fratelli, senza più praticamente tutte queste cose che capitano nella vita. Allora ecco, oggi vi ho portato alla cascata Fermona, a Ferrera di Varese, in provincia di Varese. Vi faccio vedere la cascata per farvi vedere la biodiversità. Tutto è diverso. E come è diverso nel mondo, ecco che verremo a contatto con creature extraterrestri che sono i nostri fratelli. Sarà un nuovo inizio. Vi faccio vedere la cascata. Verrà il momento che non saremo più né estranei né concorrenti, saremo tutti fratelli assieme a tutti i fratelli dell'universo, creature extraterrestri comprese. Allora, io dovevo inquadrare alla giusta maniera, ecco, qui si vede benissimo. Questa è la cascata Fermona a Ferrera di Varese, in provincia di Varese. Molto bella, molto particolare. La cascata col salto più alto di tutta la zona. Adesso facciamo un ingrandimento. Ecco, vedete la cascata. Bellissima col suo salto. Oggi c'è un bel sole, poi capitano dei giorni di pioggia. La pioggia serve alla natura, il sole serve alla natura, la pioggia serve a noi umani come a tutte le creature dell'universo. Il sole serve a noi umani come a tutte le creature dell'universo. Il sole nel senso come energia, non che per forza bisogna avere energia dalla stella sole, ma l'energia, diciamo, della luce, quindi una fonte di luce che dà vita. Adesso vedete che bell'arco lì di piante, guardate che carino quell'arco di piante. Adesso tagliamo lo zoom, guardate che bella cascata. Molto bella. Adesso vi faccio vedere un'altra zona della cascata. 30 dicembre 2012, domenica, è una bella giornata di sole. Guardate qui, la cascata ha creato un'apertura nel terreno, intesi col passare dei secoli, perché la cascata c'è già da prima della diga idroelettrica, è più a valle, perché è distaccata. E adesso ingrandiamo, vi faccio vedere proprio l'apertura nella roccia che ha provocato l'acqua
col passare dei secoli. Anche questa è una cosa veramente, veramente particolare, bellissima. Con questo vi saluto. Se volete vi faccio, togliamo il zoom, vi saluto dalla cascata. Ecco, un po' di riflessi, ma così, bellissima vista sulla cascata. E da qui, da Ferrera di Varese, vi saluto, alla prossima. Io vi mostro questa bellissima cascata di Ferrera, si chiama Cascata Fermona. In un video passato, elettricità dall'acqua, vi ho fatto vedere come si fa, cioè una diga idroelettrica di Ferrera di Varese, in provincia di Varese. Adesso siamo ancora a Ferrera di Varese, in provincia di Varese, in Italia. Vi faccio vedere la cascata dopo la diga. Così vedete quanto bella la biodiversità. Io adesso devo legarmi bene la videocamera al polso, se no mi cade di sotto, giustamente. Mi tengo bene attaccato e scendiamo giù. Dovremmo riuscire senza problemi a vedere questa bellissima cascata. Adesso ve la mostro. Guardate che bella la cascata di Ferrera di Varese, la cascata Fermona di Ferrera di Varese, in provincia di Varese. Tutta da godere, veramente. Anche questo è il bello della vita. Adesso allora zoomiamo, facciamo lo zoom, così la vedete da vicino. Oggi è una bellissima giornata di sole, quando pioveva serve tutto nella vita, vedete? La pioggia che dà vita, e poi il sole che dà vita. Pioggia e sole, ci vuole tutto, altrimenti niente cascata, niente, niente. E poi dove c'è acqua c'è vita. Vi mostro adesso anche un altro punto della cascata. Qui sono degli anfratti rocciosi scavati dalla forza dell'acqua col passare del tempo. Veramente incantevole, perché questa cascata c'è comunque da molto tempo, da prima della diga, perché è più a valle della diga questa cascata. Qui sopra c'è il fiume dopo la diga. Arrivando il sole, ecco ancora da un altro punto di vista la nostra cascata. Il sole dietro la collina. Tutta la natura qua, è tutta natura, bellissimo.
bellissimo luogo. Ancora la nostra cascata. Sentite il rumore dell'acqua che scende. Qui è tutta natura. E in altri luoghi tutta arte, ma anche questa è arte di natura. Guardate quelle piante sopra lì, cosa hanno fatto? Un arco. Bellissimo, eh? La cascata. Oggi appunto è il 30 dicembre 2012, domenica. Gennaro Gelmini a Ferrera di Varese, in provincia di Varese. Ferrera, un paese in provincia di Varese. La cascata Fermona. Vi saluto, tanti bacioni da Gennaro Gelmini. Questa è l'acqua quando è pulita, e qui è sempre pulita, si vede attraverso, completamente trasparente. Il ghiaccio si scioglie, la terra respira.